Salve a tutti, rieccoci qua, di nuovo con lo zio Paul. Salve a tutti ragazzi. E di nuovo vi proporremo un altro Omega, perché ancora se non si è capito è il marchio preferito dello zio Paul. E di nuovo un altro parallelo vintage con moderno. Di cosa parliamo questa volta, caro zio? Oggi parliamo di due modelli iconici, quindi dell'Omega 321 e della sua versione moderna per i poveri, il Foyce. Oila! Modello sconosciuto, direi. Poco menzionato. Questo è un modello un po' da scoprire insieme. Sì. Ecco qua lo zio Paul con due pezzi di assoluta eccellenza. Sempre Omega. E cosa ci fa vedere questo giro? Allora, abbiamo la mia sinistra un Omega Speedmaster con calibro 321 degli anni del 66 circa. È un Premoon, quindi. E con un bel nato, perché comunque per riprendere la filosofia da astronauta. Invece alla mia destra abbiamo l'Omega moderno con calibro 1861 versione Foyce, dove Foyce sta per First Omega in Space. Ah, quindi quello sarebbe la re-edition, mettiamola così, del CK2998, che è praticamente la versione con sfertine a foglia, che sarebbe il modello precedente di quello invece che hai tu tra le mani, che è il cosiddetto Ed White, il 105003, ovvero il modello già con le sfere tipo Moonwatch, però hanno la stessa cassa a danze dritte. La stessa cassa a danze dritte. Questo vuole essere un modello, ed è un modello numerato, quindi non limitato ma numerato, quindi si sa quanti ne sono stati prodotti, mi pare a spanne circa 13.500, ma potrei sbagliarmi, e del primo Omega che è andato nello spazio con il volo di Shira, una scatola dove ovviamente c'è scritta la sua commemorazione e quant'altro. A differenza di tutti gli altri Speedmaster moderni, perché questo è un modello comunque che penso risalga al 2011-2012 come uscita, ha il vetro zaffiro, okay. È una cassa che è inedita, nel senso che è la cassa che attualmente è molto molto similare a quella che incarna il nuovo 321 moderno, tant'è che questo viene definito appunto il 321 dei poveri, perché sembra un 321 in realtà. Sì, perché il modello col 321, diciamo re-edition, ha la stessa cassa e vuole essere la re-edition appunto delle Dwight, quindi con sfere a bastone, con sfere Moon. Sì, vuole essere la riedizione, tant'è che Omega dichiara che ha usato gli stessi macchinari e rimodernati, solo che è un orologio molto difficile da reperire. Mentre invece il Foyce, e questa è la cosa interessante, si trovava con facilità ed era piuttosto snobbato. Adesso invece sta avendo la sua rivalsa, perché come quotazione si è notevolmente alzato, sta andando verso il raddoppio e è venuta proprio una vera e propria caccia a questo Foyce, mentre prima era un modello del tutto snobbato. Gli veniva preferito il Moonwatch classico, che è lo stesso calibro col vetro esalite, e questo veniva, diciamo, messo in secondo piano. In parte forse dovuto anche al fatto che non montava il bracciale. Io qui ho installato questo bracciale che secondo me lo rende molto più bello, molto più attuale, che è un bracciale JB Forstner, quindi che si compra dal loro sito internet, che ha circa un costo di 150 euro, che però gli dà un'estetica secondo me fenomenale, lo rende veramente veramente stupendo e lo rende molto simile appunto al 321 moderno, che ha un costo notevole ed è anche di difficile reperibilità. Ma quel bracciale lì in effetti è molto simile anche al bracciale che montava originariamente quel modello, infatti sì. Ha le ultime maglie elasticizzate, se vedo bene. Sì, questo ha la classica chiusura, il lamierino, e le ultime maglie, come potete vedere, sono elasticizzate. E si può notare che comunque l'orologio è un 40 mm circa, ha uno spessore che comunque è presente, anche se ben mascherato dalla cassa,
E sul fondello, invece di riportare le classiche scritte dell'Omega, quindi The First Watch Worn on the Moon, qui riporta The First Omega in Space. Ok, giustamente. Ottobre, 3 ottobre 1962, con sempre presente il cavalluccio e ovviamente Numbered Edition, quindi edizione numerata, il numero del numero progressivo. Il progressivo, giusto. Che anche qui molti si confondono dicendo è un'edizione limitata, ma no, semplicemente un'edizione numerata, quindi questa vuole solamente essere nel mare di quello che è lo speed, comunque dare un riferimento, nel senso che qui si sa quanti foils ci sono. Finché non smettono di farli, perché se vanno sempre avanti all'infinito ce ne saranno. Ma è uscito, eh. Diciamo Omega lì un po' fumosa, nel senso che sul sito appare anche adesso il vecchio Moonwatch, ma in realtà gli hanno smessi di proporre. E adesso c'è appunto questa caccia dove tutti cercano questo FOIS, le quotazioni sono salite di molto. E quindi qui lo zio Paul, diciamo questo, ha avuto l'occhio lungo, perché quando l'ha acquistato e quanto l'ha pagato, vogliamo sapere. Ma si è... io l'ho acquistato circa 18 mesi fa, ok, 18-24, quindi un anno e mezzo fa, circa, forse anche due, e venivano via per circa 3.400-3.500 euro e senza attese. Si trovavano molte volte sugli scaffali, sulle vetrine, e io l'ho visto, me ne sono innamorato, l'ho comprato, e oggi è un orologio che ha superato i 5.000-5.500 euro. E io credo che comunque sia destinato a salire ancora, perché fondamentalmente ha un'estetica molto simile, come abbiamo detto, al 321, ed è accessibile ancora relativamente, perché certo. Comunque uno, ci sono delle liste di attesa lunghe, non si sa quando e come vengono consegnati, e comunque ha un listino che mi pare di 14.000 euro, quindi è un'altra giusto cosa. Ho capito. Quindi, tornando sempre al nostro parallelismo, no, tra il vintage e il moderno, andiamo a ripercorrere un attimo quelle che sono le innovazioni. Abbiamo detto subito il vetro è uno zaffiro. Chiaramente la differenza delle sfere sta nei due modelli, perché erano così, uno con le sfere a foglia, essendo la versione precedente, mentre l'altro con le sfere a bastone. Però notiamo l'indice applicato del logo Omega anche, sì, sul nostro FOIS, come appunto sul moderno 321. Mentre il quadrante, mi par di vedere, abbiamo un quadrante cosiddetto step dial anche nel FOIS. Sì, sì, c'è uno scalino meno evidente, più uno smusso che uno scalino vero e proprio come qua nel 321, però il quadrante dà l'idea dello step dial. Sì. La cassa danse dritte, quindi non asimmetrica, da 39 mm e mezzo, sì, è uguale. La cassa è più piccola della corona che porta la ghiera tachimetrica. Ok, e anche qui, giusto, giusto. C'è un richiamo, uno spessore analogo, e proprio vuole essere un richiamo. E nel fondello invece abbiamo l'emblema in rilievo sul FOIS, mentre nel modello vintage il cavallino inciso in maniera molto fine, che ha sempre il solito problema di tutti i vintage, ovvero che rischia di venire asportato con una spazzolatura un po' pesante. Larghezza ansa 19 mm per entrambi. Sì. I puristi del vintage storceranno il naso, ma penso che il bracciale Forstner montato attualmente su questo FOIS possa adattarsi anche sul modello vintage, sì, qualora non si volesse magari rovinare il bracciale originale. Sì, ed è un bel plus, perché col cinturino era, lo trovo meno attraente, invece con questo bracciale, che è uscito poi da poco anche, secondo me c'è stato un notevole salto in avanti. Ed eccoci qua per i saluti finali. Purtroppo gli amanti del silicio questa volta avevano una bocca asciutta. Non c'è silicio qua, quindi silicio free, quindi è un orologio che può durare nei secoli dei secoli. Amen. Sì. Molto bene, quindi di nuovo ciao a tutti e alla prossima. Ciao, alla prossima.